possiamo parlare di sì, tanto mettiamo sopra la voce di Stato Quotidiano, il 7 ottobre 2014, siamo nei nuovi comparti edificatori di Manfredonia con un residente, Gesuele Rosciano. Presentiamo una problematica che perdura da anni, il mancato completamento delle urbanizzazioni, come si sa, persiste, e vogliamo parlare, innanzitutto presentare questo problema che da anni vi va a interessare. Buonasera ai lettori di Stato Quotidiano e benvenuti, o meglio bentornati, presso i nuovi comparti edificatori di Manfredonia. E il problema presentato è il mancato completamento delle opere di urbanizzazione, che è un problema annoso che persiste, e nonostante un rimbalzo di responsabilità da parte di amministrazione e consorzi edificatori, il problema persiste e ancora non si viene a capo di una soluzione. Per cui con l'associazione dei residenti, consultando i residenti dei nuovi comparti edificatori costretti a sviluppare la propria esistenza in un contesto non certo facile, privo delle opere di urbanizzazione completate che sono atto propedeutico necessario allo sviluppo dei servizi per la cittadinanza, indispensabili per la sopravvivenza e per una buona qualità della vita dei residenti, la mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione costituisce un serio problema, e con l'intervista odierna andremo a presentare nel dettaglio quelle che sono le opere di urbanizzazione che avrebbero dovuto già essere completate da anni e che a tutt'oggi, siamo al 7 ottobre del 2014, non sono ancora state complete. Ci troviamo ora nei pressi del comparto CA4 sulla dorsale di collegamento interna, che è una strada, come potrete vedere, priva di manto bituminoso. E appunto le caratteristiche di questa strada priva del manto bituminoso fanno sì che sia assoggettata frequentemente ad usura, vista l'ingente mole di autoveicoli che giornalmente la percorrono e anche di mezzi di cantiere, mezzi industriali. E percorreremo questa strada senza enfatizzare quelli che sono gli accadimenti comuni che capitano ogni giorno per chi la percorre, appunto per dimostrarvi in quali condizioni, a quale stato di sollecitazione vengono sottoposti giornalmente i nostri autoveicoli, nonché allo stato di repentaglio per la pubblica sicurezza. Andiamo e vediamo un percorso in auto, vediamo cosa vi succede ogni giorno per i residenti del comparto. Allaccio le cinture di sicurezza, sì, perché comunque, nonostante le condizioni, dobbiamo essere rispettosi del codice della strada, e cominciamo subito. Questa, diciamo, è una strada che nelle intenzioni doveva portarvi ogni giorno, quasi via da svincolo, da... giusto? Certo, questa è una delle strade principali del comparto, che appunto è la strada di congiunzione del comparto CA1 con il comparto CA2, CA4, e che consente quindi il proseguimento andando verso Manfredonia. Qui c'è proprio un fosso grande, poi quando piove soprattutto. Qui invece a destra abbiamo la cava? Sì, abbiamo la famosa cava Foglia, che come potete notare è quasi in piena attività. Spero riusciate ad udire in questo filmato il rumore di fondo. Sempre dai comparti edificatori di Manfredonia, abbiamo detto il 7 ottobre 2014, siamo con dei residenti, qui abbiamo visto mancato completamento delle opere di urbanizzazione primaria, ma soprattutto mancanza di pali, illuminazione, asfalto, marciapiede, difficoltà a muoversi in auto. Insomma, signor Gesuele, manca un po' di tutto. Poi dietro di lei vediamo anche dei rifiuti, pezzi di lavandino. Questi sono posti dove voi dovete venire ad abitare. Certo. Civili abitazioni. Il degrado e la mancanza di controllo, la mancanza di pubblica sicurezza inevitabilmente generano altro degrado.
Questo è un fattore fisiologico e penso che senza la mancanza di opportuni controlli, senza la mancanza anche della possibilità di inviare sul posto delle pattuglie di polizia locale, di polizia ecologica, penso che queste siano ripercussioni normali. Vorrei anche soffermarmi sullo stato di sicurezza di queste strade, perché vorrei che i lettori di Stato Quotidiano provino ad immaginare cosa potrebbe essere questa strada priva di lampioni, di marciapiedi, in orario notturno. E come può risultare difficile ai residenti, magari sprovvisti di autoveicolo, di mezzo proprio, ritornare a casa in queste condizioni. Ricordiamoci, ci sono anche tanti ragazzi, capito? Al di là di persone adulte che magari hanno un mezzo, per quanto sia difficile muoversi col mezzo, ci sono ragazzi, minori, 10 certo, anni, certo. Anni. Se vogliamo soffermarci su un'analisi di tipo antropologico, demografico, sulla popolazione residente nei nuovi comparti, noi abbiamo rilevato, guardandoci in faccia, ecco, conoscendoci, costituendo questa comunità a mezzo dell'associazione Noi Manfredonia, abbiamo rilevato di essere una popolazione giovane fondamentalmente, e quindi, come è normale che sia, abbiamo i figli, abbiamo di loro dei bambini piccoli. Certo, loro purtroppo sono le persone più esposte a questi disagi, sono le persone più deboli che quindi maggiormente patiscono per lo stato di incuria nel quale versano i nuovi comparti. E io vorrei dire una cosa molto, molto semplice: in questo stato di disagio, in questo stato di incuria nel quale versano i nuovi comparti di Manfredonia, c'è scritta la nostra storia futura, perché proprio nei nuovi comparti di Manfredonia si svilupperà la città del futuro. I nostri figli diventeranno uomini, diventeranno adulti, saranno i cittadini di Manfredonia del futuro e ricorderanno della loro infanzia aver trascorso i momenti più belli in questo stato che vi stiamo mostrando. Dunque, siamo al termine di questo giro nei comparti edificatori qui a Manfredonia, 7 ottobre 2014, con alcuni dei residenti della zona. Mancanza di asfalto, mancanza di illuminazione, di pali, un po' di tutto, di marciapiedi. Domenica voi farete appunto una manifestazione pubblica. Quali le motivazioni di questa vostra manifestazione? Io penso che le motivazioni siano state espresse benissimo dalle immagini che avete girato e da quanto ha raccontato l'amico Gesuele. Ed è per questo che invitiamo tutti i cittadini di Manfredonia e tutto il mondo politico a ripercorrere dal vivo questo percorso, perché nelle riprese viene poco bene. Più che altro si deve vedere il disagio, si deve percepire il disagio della gente che vive in questi luoghi. Noi abbiamo riportato i fatti. Se riportassimo quello che dice la gente, forse non sarebbe bello. E quindi l'appello forte è alla partecipazione, perché quanto ci dite in privato, noi siamo un'associazione, quanto ci dite in privato ogni giorno, vorrei che venisse manifestato in maniera forse educata, se riusciste, durante quell'occasione. Per cui vi aspettiamo, ci raduneremo alle 9:30 al piazzale antistante, tra Viale Michelangelo, dove c'è quella fontana tra Viale Michelangelo e via Tratturo del Carmine. Saremo lì una mezz'oretta, poi faremo il percorso insieme e arriveremo alle 11 più giù di lì, dove c'è la chiesa, la parrocchia San Pio, e dove diremo la messa. Una battuta finale con Mauro? Non ci sarebbe nient'altro da aggiungere, ma qui in realtà dobbiamo fare un appello veramente a tutti i residenti, perché non devono guardarsi soltanto all'interno del loro proprio recinto e guardare che stanno bene dentro casa, devono vedere fuori che cosa c'è. Ci sono realtà come il CA2 che è in pessime condizioni, altri comparti stanno un po' meglio, ma la partecipazione deve venire da tutti, perché le proprie urbanizzazioni noi qui le abbiamo pagate, vogliamo i servizi, vogliamo quello che abbiamo pagato. Qui è stata fatta una vera e propria operazione speculativa.